Buongiorno ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo di oggi sarà un video molto particolare, ve lo dico perché voglio fare un po' di cose e voglio portarvi con me. Ma in realtà non usciremo da questa casa, quindi sarà tutto estremamente carino e affascinante. Diciamo che è un misto tra il corriere che probabilmente mi suona e non lo so. Andiamo a vedere intanto, ma è una cosa normale come sempre. Sì, arrivo un attimo. Allora, è venuto il corriere perché deve ritirare un pacchetto e me ne deve consegnare altri. E in realtà spero siano le altre cose che avevo preso da Asos, perché questi giorni ho fatto un po' di pazzie. Per fortuna le cose di Asos si possono sempre riportare indietro. Intanto io vado a portare questo da consegnare. Pensavo fosse di Asos, invece sono i due pacchetti di H&M. Ma comunque ci è andata sempre bene perché ci sono un po' di cose interessanti, ma sto girando già il video haul, quindi poi vedrete tutto lì. Praticamente in queste settimane mi sto portando avanti e sto registrando ovviamente i video per quando poi non ci sarò. Che ovviamente poi li registrerò tutti i giorni che ve lo dico a fare. In teoria io il computer me lo porto perché comunque mi serve. E quindi vorrei provare a editare i video già mentre sono lì. Però devo vedere tutta la situazione, devo vedere quanto tempo abbiamo, devo vedere come ci riusciamo ad organizzare. In più, rispondo a una domanda che mi avete chiesto. Quest'anno io volevo rifare i vlogmas a dicembre, quindi per tutto il mese di dicembre caricare un video al giorno. Il problema è che appunto io sono a Los Angeles fino il 4 di dicembre, quindi i primi 3 giorni vorrei caricarvi dei video, però appunto dipende, quindi nel caso in cui questa cosa non fosse possibile, ovviamente i vlogmas cominceranno dal momento in cui io tornerò poi qui in Italia. Quindi sì, questo è. Detto ciò, ero qui al computer prima, appena ho iniziato, poi mi hanno suonato, insomma, tutto insieme, perché sto finendo appunto di caricare i video che usciranno oggi. In realtà questa settimana, quindi tutto meraviglioso, ovviamente, come sempre, come tutte le nostre giornate, prima di iniziare, anche se vabbè è mezzogiorno, ci sta sempre una bella skincare, anche perché ieri sera ero stanchissima, mi sono data una sciacquata, ho messo la crema, però non ho fatto tutti i miei passaggi, quindi c'è bisogno di un restauro un po' più prepotente. Ovviamente inizio sistemandomi i capelli, anche perché dopo devo mettermi a registrare dei video, quindi devo un attimo sistemarli perché mi sono svegliata, ho pettinati, basta. Quindi prima di tutto applico il mio siero, questo qua lo sto usando tutti i giorni, perché non so se vi ricordate, ma io vengo da una decolorazione di anni e anni e anni, quindi i capelli mi si sono ripresi alla grande in realtà. Però sempre meglio dargli, no, quella botta di vita in più. E questo siero qui, in realtà ve ne ho già parlato anche nei giorni scorsi, è un siero che ha proprio un'azione localizzata. Voi andate con la pipetta direttamente nei punti in cui vi serve, poi lo massaggiate sulla cute e appunto lo potete utilizzare tranquillamente tutti i giorni perché non vi crea nessun tipo di problema. Quindi nei punti dove magari vi serve di più andate e lui fa appunto la sua azione. Questo va proprio a rafforzare i capelli direttamente dalla radice e aiuta anche per quanto riguarda lo spessore, quindi se avete dei capelli particolarmente fini, super consigliato. Tra l'altro ci sono gli sconti del Black Friday ancora fino a fine mese sul sito di Freshly, quindi ovviamente io vi lascio sempre tutto nell'info box. Tutti i prodotti fino al 50%. Ovviamente poi dopo vado con il mio spray alla cheratina, che è questo qui. Questo è già la terza boccettina che riprendo. Questo qui è un trattamento che mi aiuta a disciplinarli e soprattutto aiuta nella fase di asciugatura, quando li dovete appunto spazzolare, toglie l'effetto crespo. Guardate, già solo spazzolandoli come cambia l'effetto. E ovviamente, essendo un trattamento che ha all'interno anche la cheratina, li mantiene morbidi, idratati. Poi se ci passate piastra protegge anche dal calore. E ovviamente avete visto che getto che ha, così areoso, quindi non vi unge assolutamente i capelli, anzi li lascia molto molto leggeri. Così abbiamo sistemato un po' questa situazione capello, direi super egregiamente. Poi ieri sera ho fatto doccia, ma mi sono scordata di mettere la crema, quindi recuperiamo anche quella. Vi faccio vedere all'azione due prodotti per il corpo. Lo trovate nel set Smooth Body Pack, e uno è il body oil e l'altro invece è quello all'acido ialuronico. Questo lietto qua è fantastico, infatti
Guardate qui, cioè l'utilizzo proprio non mente. Io lo applico in questo modo, soprattutto sulle zone dove ho la pelle un po' più secca, tipo i gomiti, io li soffro tantissimo. E la cosa bella è che non unge e si assorbe subito. Poi è un profumo buonissimo, ovviamente se lo mettete nella parte cosce, pancia, aiuta anche a distendere, elasticizzare il tessuto, combatte cicatrici, smagliature. Questo qua invece è un prodotto che io metto più nella zona delle gambe perché aiuta proprio a sgonfiare, aiuta a drenare i liquidi, toglie quella sensazione di gonfiore. Infatti vedete che ha una consistenza più gel. Quindi voi non lo potete vedere, ma io lo sto applicando sulle gambe. Ripeto, trovate tutti i prodottini di Freshly che vi ho fatto vedere di tutte le varie linee sotto nell'info box. Approfittatene adesso perché ci sono gli sconti. Io continuo la mia skincare routine e ci vediamo quando siamo un po' più pronti e presentabili. Anche perché in teoria stamattina io avevo un appuntamento a cui non sono potuta andare perché ho avuto un problema con la macchina. Sempre perché le gioie devono succedere quando non è il momento. Era un appuntamento importante. Io avevo l'appuntamento alle 10 e mezzogiorno e un quarto. Ancora non riesco a mettermi in contatto con la persona con cui dovevo avere questo incontro. Quindi sono 2 ore che io provo incessantemente a chiamare per comunicare questa cosa. Staremo a vedere. Ci siamo, ragazzi. Sta di nuovo diluviando. Cioè, io in teoria dovrei uscire alla fine perché forse mi hanno rimandato l'appuntamento che avevo stamattina. In qualche modo dovrei riuscire ad arrivarci. Spero smetta un pochino. Comunque sono letteralmente scioccata perché l'altro giorno, io avevo già visto questi video, del concerto a questo festival di Travis Scott che ha fatto appunto in America. Infatti io preoccupata che sto per andare anche in America, ma vabbè. Il mio concerto sarà un altro tipo di concerto appunto e le persone saranno un altro tipo di persone. Comunque non so se avete visto, sono morte 8 persone, ferite penso una 300 persone, condizioni gravi più di una ventina, cioè... Ma si può? Perché la gente continuava a spingersi per arrivare alle transenne, per arrivare davanti e a un certo punto si sono autocalpestati a vicenda e ovviamente chi stava sotto non respirava. Cioè ci sono dei video scioccanti di persone che erano sotto a questa folla che riprendevano, che facevano non riesco a respirare. Vi giuro mi sono venuti i brividi perché io non posso pensare che sia successa una cosa del genere e che il cantante in questione non abbia fatto niente. Cioè, anzi, Travis Scott è una persona contro la polizia, contro le forze dell'ordine, quindi continuava come se, non lo so, fosse uno scherzo, mentre le persone sotto lui le vedeva benissimo e soprattutto c'era gente che gli urlava, cioè, basta, stop, ma non vedi che la gente sta morendo, letteralmente. Quindi io sono allibita, cioè poi tu non mi puoi scrivere un messaggino su Instagram o fare le storie dove oh, sei disperato, oh mio Dio che cosa è successo, cioè eri lì, non hai fatto niente, ma anche palesemente le forze dell'ordine, chi doveva tenere un po' tutto in sicurezza non è riuscito, non ha fatto nulla. Io sono veramente scioccata. A un certo punto c'era l'ambulanza che cercava di passare in mezzo alla folla, le persone sopra la macchina. Ma che persona di cacca devi essere? Non lo so, sono scioccata, ma più che altro dalle persone proprio. Quindi vabbè, apro e chiudo parentesi, però ci tenevo a dire questa cosa perché sono rimasta allibita, cioè allibita che ad oggi, ma come anche ieri, cioè succedono cose del genere. Comunque detto ciò, io comunque mi sono preparata, ho girato le mie cose, mi sono ristruccata, quindi ecco, non mi avete neanche visto in tutto il mio splendore, però si è fatta l'una e quindi penso che andrò a mangiare, proprio perché se mi chiamano per anticipare questo appuntamento, almeno sono pronta. Tra l'altro stamattina mi stavo recuperando le puntate di Miraculous Ladybug, lo sapete che io sono una bimba dentro e adoro Miraculous Ladybug. Il problema è che non si arriva mai a un punto in questa storia, cioè chi segue questa serie animata lo sa qual è il fulcro di tutto, no? È scoprire queste identità di queste due persone che in realtà si amano ma non sanno, cioè chi ama la sua versione eroina e chiama la versione ragazzo normale, cioè
casino, un casino. Quindi spero prima o poi si arrivi a un punto. C'è stata una svolta in questa quarta stagione dove in realtà finalmente l'eroina si è dichiarata almeno alla sua migliore amica, almeno dirlo a qualcuno, giusto per non avere questo peso tutto su di lei, poverina. Quindi niente, sono riuscita appunto a vedere le puntate, alcune sottotitolate, alcune meno, quindi ho cercato di arraffare il mio poco francese che ho studiato alle medie e capirci qualcosa, però essendo che è una serie animata in teoria indirizzata ai bambini, ma in realtà io vedo più persone grandi che la vedono che altro, ha un linguaggio abbastanza, diciamo, basico, ecco, non è troppo complesso, quindi si capisce più o meno. Quindi ecco, a pranzo, mentre pranzo, mi vedrò qualcosa del genere. E poi volevo cercare su Amazon una nuova cover per il MacBook, perché quella che ho io si sta tutta rovinando, a parte che ha perso alcuni piedini, ma vedete che alcune parti si sono staccate, qui è un po' lucidina. Questo qui è quello del 2018, però se cerchi MacBook Pro 13 può essere che ti esce anche l'altra versione, infatti non sapete quante volte ho sbagliato. Questa è l'unica che sono riuscita a mettere, però è molto basica, infatti ci avevo messo qualche adesivo di Mermaid and Me, così, giusto per essere un po' Mermaid of Duty. Carino che ho cercato di fare stamattina, il tipo, volevo fare la cupoletta di riso, così quando la giravo venivano carina, semplicemente per la gioia dei miei occhi. Però mi sono scordata di impellicolare la ciotola, quindi spero si stacchi, e di ungerla almeno un po', quindi è solo riso scolato così. Bello! Oh! Si è staccato! Ah! Ok, ce l'ho fatta! Ora dovete scendere dalle mie zucchine. Quindi qui ci sono le zucchine che mi sono cotta ieri sera. E ci siamo, ragazzi! Ora scaldo tutto e pappo! Eccomi qua con il mio episodio. Il mio pranzetto super aesthetic, più o meno. Una valanga di verdure, ma vabbè, alla fine niente, appuntamento rimandato direttamente a settimana prossima. Quindi l'unica cosa positiva è che appunto non devo uscire sotto questa pioggia, però mi dà super fastidio, vi giuro. Ma vabbè, ormai è andata così. Comunque sono qui nel mio armadio coloratissimo, perché allora in teoria avrei dovuto fare il cambio dell'armadio, perché comunque sta cominciando a fare un certo freschetto. Però con questo fatto che poi io devo partire e a Los Angeles fanno ancora 20 gradi più o meno, giusto la sera si sta un po' freschi, però si portano, no, le giacchette, le cose, non posso fare il cambio perché altrimenti poi non so cosa portare, non riesco a capire. Quindi sto cercando di posticiparlo il più possibile. Però c'è un cassetto in particolare che io devo mettere assolutamente a posto, che è quello delle calze, calzini, mutande, biancheria, tutte queste cose. Quindi ora penso mi toccherà mettere un po' tutto in ordine, più che altro buttare anche tipo un sacco di calzini, perché io ad esempio ho una fissa quando, non so, vado da Primark, esempio, no? Compro sempre calzini, però molti si rovinano, oppure poi ti perdi, no, la coppia, ed è un casino, cioè una persona non usa sti calzini, tutti sti calzini, neanche se dovesse cambiare scarpe 6 volte al giorno in una vita intera. E quindi devo fare una cernita, devo un attimo capire. Quindi vado di cuffiette, che tra l'altro le devo ripulire, come vi ho fatto vedere nello scorso vlog. Così mi ascolto i miei ragazzi, eccoli qua, sempre con noi ragazzi. Questa cosa mi fa morire, perché io l'ho presa su AliExpress perché costava 80 centesimi. Ho detto vediamo che cos'è, che cosa non è, perché avevano gli outfit, uno dei miei outfit preferiti, che ovviamente è quello che hanno bianco e lilla per l'intervista che hanno fatto in realtà per l'album nuovo in giapponese. Ma guardate quanto sono fighi, cioè vi prego, ve ne prego. Poi voi dite perché? Perché sei da sola ancora a 23 anni? Ho pulito il cassetto. Lì ci sono tutte le calze, che ovviamente sono tutte nere, quindi le lascerò lì. Questi erano quelli nuovi ancora con il cartellino, quindi vediamo. Qui abbiamo calzini neri, calzini fantasia, che andranno un po' declatterati, e calzini bianchi, reggiseni,
mutande, calzini, questi qua tipo doppi per stare in casa, ovviamente sempre tutto di Harry Potter, perché quando mai? Oppure quelli termici, sapete, quelli un po' così. Ne ho già messo un paio ai piedi, questi qua antiscivolo, che infatti non capisco perché mi lasciano tutti i pallini per terra. E quindi vorrei in realtà cercare di tenerli separati. Allora, fino a un certo punto era andata anche bene, però poi è successo questo, nel senso, ho diviso, questi sono i calzini pelosini da casa, ok? Queste le calze termiche, bla bla bla. Poi queste sono le mutande, chiamiamole da ciclo, famose mutande da ciclo, mutandine normali. Poi qui ho messo le calze tutte arrotolate dentro questi contenitorini che ho trovato. E poi qui ci sono i calzini tipo a strati, lì quelli disegnati, sotto quelli bianchi e sopra ovviamente quelli neri, che non avevamo dubbi fossero la maggioranza. Quindi devo comprare tre cassettini, tipo come questo, per dividere queste tre categorie. Però per il resto, vedete, ho tolto un po' di roba. Momento un po' chatti del nostro vlog. Mi sono arrivati dei pacchetti, quindi stavo mettendo un po' tutto in ordine, tra cui questo nuovo di Huda. Tra l'altro adoro quando mandano anche le pochettine, perché io ho un fetish spropositato per le pochettine. Hanno inviato il nuovo Silk Balm Rose Quartz. Io avevo la versione classica di questo balm e mi è piaciuta tantissimo. Ovviamente non la metto a fuoco. Va bene, grazie. Non so se si vede qualcosa. Ci sta. Molto bello. E poi, ovviamente, la palettina. Infatti stavo per mettermi a registrare un mini video, che ho detto almeno faccio un look, mi porto un po' avanti così, ed è arrivata lei. Questi qua sono i colori all'interno. Sapete che in realtà io non impazzisco per le palette di Huda, tant'è che tutte quelle che ho sono quelle che mi hanno inviato loro. Io no, non ne ho mai comprata nessuna di mia spontanea volontà. Non lo so perché, ma a me sembrano sempre tutte molto molto simili, cioè guardate. A parte, vabbè, la gamma colori che cambia, ma rimangono sempre molto, boh, anonime, non so come dirvelo. Però volevo tentare di dare un'occasione a questa e vedere un po'. Questo look meritava una ripresa. Quello che ho fatto stamattina per girare le clip era molto più veloce, ovviamente. Questo, ho registrato il mini video, ho fatto vedere un po' di cose nuove. Abbiamo usato anche il Focal Maker di Nabla per fare le lentiginine, che è una cosa che non faccio mai effettivamente, però sono carine ogni tanto da vedere. Poi ho usato appunto la palettina che mi è arrivata, guardate che bello questo colore centrale. Ho usato anche il cream color di Nabla per fare il contouring e il blush, cioè tutto quello che vedete sulle guance. Ovviamente le ciglia finte sono sempre le mie, le numero 2 che ho fatto insieme a Cosmify con Julie. Me lo chiedete in continuazione, sono sempre quelle. E stavolta mi piace anche la base, anche perché non l'ho fissata, cioè ho fissato solo il contorno occhi e devo dire che l'effetto è molto carino. Esattamente, dovevate passare l'aspirapolvere adesso? Grazie. La cena in teoria è quasi pronta, devo soltanto cuocere il mio tacchino. E poi ho fatto. E cena pronta. Vi prego, ditemi che è una cosa che fate anche voi, prima di struccarvi, modificare il make-up per, boh, vedere come sarebbe stato in versione più scura, in versione più chiara, in versione boh, con un altro colore, non lo so, con un rossetto diverso. Io lo faccio sempre, proprio perché so che tanto mi devo andare a struccare, quindi via, va via tutto. Ho provato a fare un effetto che in Corea fanno molto spesso sugli idol, perché mi sto ancora studiando il trucco coreano, come farvelo al meglio. E loro, non so se è perché gli piace effettivamente l'effetto dell'occhiaia o se è perché otticamente sembra che l'occhio sia più aperto, non lo so, però segnano sempre questa parte sotto molto più scura e lasciano l'interno molto più chiaro. E poi vanno a fare questa sorta di doppio smoky, questa sorta di lineetta allungata anche nella parte sotto. Insomma, mi sto, boh, ho fatto un po' di robe. Poi ho riprovato questo rossetto, mi ero dimenticata dell'effetto rimpolpante che effettivamente andava a dare. Ma sono quasi le 11. Non so che cosa ho fatto, cioè mi sono seduta un attimo qui al tavolo dopo cena ed erano le 11. Va bene, ragazzi, è andata così. Quindi adesso mi ascolto le mie canzoncine, mi faccio le mie cantate, che poi in realtà sono cantate, come si dice, silenziose, perché mio padre sta dormendo e insomma non mi sembra il caso di mettermi a urlare a squarciagola Spring Day o cose del genere.
Che poi io ho delle canzoni. Fatemi sapere se voi avete delle canzoni che da tradizione sentite prima di andare a dormire. Io, ad esempio, ne ho tre che vanno proprio a ripetizione prima di andare a dormire. Che sono Spring Day, ovviamente tutti i BTS, vabbè, che potevo fare. Spring Day, Seeso e Serendipity. Non chiedetemi perché in mezzo c'è Seeso, perché effettivamente non è una canzone rilassante di qualche tipo, però Serendipity è proprio quella che ascolto prima di andare a dormire. Non lo so perché mi rilassa o mi rilascia delle strane endorfine che mi permettono di dormire in maniera più rilassata. E poi un'altra che ci metto in mezzo è Winter Bear. Solo che purtroppo non ci sta su Apple Music, quindi la devo andare a cercare da altre parti e alla fine me la scordo sempre. Fatto sta che quindi, ragazzi, questo video è giunto alla fine. Mi spiace molto abbandonarvi. Domani ho un sacco di cose da fare, tra cui editare il mini video del look che ho girato, editare questo video e volevo anche registrare la makeup collection, di cui vi do uno spoiler. E quindi vedremo se riuscirò a fare tutto. In teoria sì, poi in pratica è da vedere. Quindi detto ciò, vi mando un bacio grande, noi ci sentiamo prestissimo. Buona giornata!